Oggi siamo qui con Macchia che involontariamente ha ingerito il calzino del suo fratellino. Probabilmente ci stava giocando e poi nella foga è andato giù. Ecco che è stata necessaria un'operazione al fine di andarlo a rimuovere, dopodiché la sua alimentazione necessita di una somministrazione per via enterale. La somministrazione per via enterale viene fatta con dei mangimi che sono stati formulati con una texture, una granulometria molto ridotta, così da poter passare attraverso i tubi senza andarle a ostruire. Queste alimentazioni sono inoltre caratterizzate da un'elevata densità energetica, così da non andare a somministrare ampi volumi. Dopodiché è possibile poi pian piano ripristinare appena possibile un'alimentazione per via orale, stimolando con un alimento altamente appetibile, e dopodiché è possibile proseguire con la dimissione. Ora siamo qui con Macchia, che finalmente potrà tornare ad abbracciare i suoi proprietari a casa e che dovrà seguire un'alimentazione specifica ad elevata densità energetica, così da conservare il più possibile le energie necessarie per una pronta guarigione.